Salve ragazzi e bentornati a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che due volte a settimana vi tiene aggiornati sulle ultime novità del mondo dei videogame. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Resident Evil. Il noto insider Hashan Rashid, conosciuto anche come Two Way, ha pubblicato un post su Twitter che conteneva la frase Remake, con le due lettere iniziali maiuscole ad indicare proprio la saga horror sviluppata da Capcom. Voci di corridoio affermano che il 2015 potrebbe essere insomma un anno interessante per coloro che nel 2002 hanno giocato al rifacimento del primo episodio della serie uscito su GameCube. Tutto lascia insomma presupporre che un remake del gioco sia effettivamente in sviluppo su PS4, Xbox One e PC. Ovviamente non abbiamo nessuna certezza al riguardo, ma è possibile che nel corso della Gamescom il publisher faccia chiarezza sulla questione. In una delle scorse edizioni del nostro TG vi abbiamo informato dell'esistenza di un nuovo capitolo di Yakuza, sviluppato da Sega per PlayStation 3 e PlayStation 4, che però era rimasto avvolto nel mistero. Qualora foste interessati al gioco in questione, sappiate che la compagnia ha ufficialmente annunciato che presenterà il titolo il 24 agosto. L'unico elemento noto fino ad oggi riguarda il fatto che il gioco sarà a tutti gli effetti il seguito di Yakuza 5 e non uno spin-off come Yakuza Ishin. Rimanete quindi con noi per non perdervi nessun aggiornamento a riguardo. Le versioni PlayStation 4 di Xbox One di The Elder Scrolls Online avrebbero dovuto vedere la luce nel mese di giugno, ma una serie di problematiche impreviste hanno costretto Bethesda a rimandare il lancio. La divisione spagnola di Amazon ha recentemente aggiornato la sua pagina dedicata al gioco, inserendo il 30 ottobre come data di pubblicazione. Ancora la compagnia non ha confermato la notizia, ma vi ricordiamo che dal 13 al 17 agosto si terrà la Gamescom di Colonia, il luogo perfetto per annunci di questo tipo. Sunset Overdrive è indubbiamente uno dei titoli esclusivi più attesi per Xbox One. Il gioco è l'ultima fatica della software house Insomniac Games, nota per aver lavorato fra gli altri alla serie Resistance su PlayStation 3. Il titolo è un action che ci vedrà affrontare creature terrificanti in una città liberamente esplorabile. Microsoft di recente ha confermato l'intenzione di preparare un lancio davvero esemplare per il prodotto. Agli utenti sarà proposto un bundle contenente una copia del gioco e la console senza Kinect all'interessantissimo prezzo di 399€. La notizia in questione è trapelata in rete nelle scorse ore per poi essere stata confermata ufficialmente dalla casa di Redmond al portale Polygon. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli in merito. La versione PC di Destiny è sempre stata oggetto di molti rumor, addirittura dal momento dell'annuncio delle versioni console. La stessa Bungie aveva confermato sin da subito che l'idea di un porting per personal computer non era da scartare. Nei giorni scorsi il portale SteamFirst.com ha svelato nuove indiscrezioni, secondo cui la versione console del gioco sarebbe una sorta di alfa e che solo con il lancio della versione PC, previsto per marzo 2015, si arriverà ad una vera e propria versione finale 1.0. Secondo quanto svelato dal sito, il titolo sarà disponibile tramite Steam e supporterà i 1080p a 60 frame al secondo, ed un futuro aggiornamento abiliterà anche le risoluzioni 2K e 4K. Rimaniamo in attesa di informazioni ufficiali, anche se non tutti questi rumor ci sembrano francamente attendibili. 2K Games ha annunciato il porting del primo capitolo di Bioshock per dispositivi iOS, che vedrà la luce nel corso di questa estate. La compagnia non è nuova a questo genere di iniziative, basti pensare infatti alla versione mobile dello splendido XCOM Enemy Unknown. Per far girare il gioco, tuttavia, saranno necessari modelli di iPhone 5, 5S o 5C, oppure iPad nelle versioni Air, 4G o Mini Retina. Rimaniamo in attesa di conoscere il prezzo ufficiale del titolo sull'App Store. Anche l'edizione di oggi termina con le consuete top e flop news. Il top di questa settimana spetta di diritto a Naughty Dog. L'edizione remastered del capolavoro uscito originariamente su PS3, The Last of Us, ha infatti ottenuto un grandissimo apprezzamento dalla critica internazionale, raggiungendo una media eccezionale su Metacritic e confermandosi, almeno fino ad oggi, come uno dei titoli più apprezzati per il portale. Come se non bastasse, anche i risultati economici hanno premiato il lavoro degli sviluppatori ed il gioco ha già raggiunto la vetta dei titoli più venduti in Gran Bretagna, superando anche gli intramontabili Watch Dogs e FIFA 14. Il flop di questa settimana vogliamo assegnarlo invece a Nintendo. Il giornale nipponico Business Journal ha infatti riportato un'indiscrezione secondo la quale la casa di Kyoto sarebbe intenzionata ad allontanare il presidente Satoru Iwata, in quanto profondamente insoddisfatta della filosofia tradizionalista perseguita da quest'ultimo, che per il momento ha rifiutato l'idea di espandere i prodotti della compagnia a smartphone e tablet.
Ovviamente si tratta solo di una speculazione, ma il nome più gettonato per la guida di Nintendo dovrebbe essere quello del primo figlio di Hiroshi Yamauchi, storico predecessore dello stesso Iwata. Staremo a vedere come si svilupperà questa situazione. Con questa notizia si chiude l'edizione del martedì di Video Game News con il nostro TG Videoludico. Ci vediamo come sempre venerdì. Ciao a tutti!